Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Io sono Massimiliano e voi siete su SubH2O. Voi vedete il video decisamente più tardi rispetto a quando l'ho registrato. Come sapete, infatti, come vi ho annunciato dal precedente video, sto cercando di ottenere la patente nautica entro le 12 miglia per vela e motore. Voglio portare anche voi dentro questa mia esperienza condividendo questo tipo di video. Questo video sarà un video vlog, come sono solito io fare. Non mi piace infatti andare in giro a registrare, anche perché non ho l'attrezzatura adeguata per farlo. Magari un giorno mi attrezzerò e cercherò senz'altro di migliorare, portando magari qualche contenuto più ben fatto. Detto questo, vi racconto un po' com'è andata il primo giorno di patente nautica praticamente. Come vi ho già detto, è strutturato in 4 giorni totali, che sono 2 weekend, quindi un giorno il sabato, un giorno la domenica di un weekend e poi un altro sabato e un'altra domenica, sono consecutive. Dopo di questo si potranno fare delle altre uscite per la pratica, però la teoria viene spiegata durante quei giorni lì. Ma quindi iniziamo subito, vi racconterò veramente tutto. Allora, subito dopo aver fatto l'iscrizione mi è arrivata un'email, come potete vedere, c'era scritto tutto l'occorrente, tutto quello che dovevo portare il primo giorno di lezione. Ovviamente c'era scritto di portare delle penne, di portare un quaderno per gli appunti e via dicendo, però c'era anche scritto i documenti da portare. Quindi bisognava fare la visita medica dell'ASL, come vedete non era da fare subito, infatti io la farò più in là. Poi c'era da preparare le fototessere. La foto, come potete vedere, l'ho fatta io a casa, mentre invece poi sono andato dal fotografo per stampare. Costo 10 euro, perché ne servivano due in formato fototessera e 2 in formato 3x3 cm, quindi bisognava comunque stamparle in un formato non convenzionale. Come vedete c'è anche scritto di portare il sacco a pelo, perché il comandante della nave in questo caso offriva la possibilità di pernottare sulla sua barca. Io non ho saputo resistere e quindi ho accettato subito. Quindi sono andato velocemente alla Decathlon a comprare scarpe da vela, sacco a pelo e materassino per il sacco a pelo. Questo è quello che ho speso. Ah, ovviamente, le scarpe a vela non erano strettamente necessarie perché si potevano utilizzare delle scarpe a suola bianca. Non chiedetemi il motivo, non lo so, forse per non sporcare la barca. Tra le altre cose c'era anche scritto di portare 180 euro in contanti oppure fare un bonifico di 180 euro. Io, come state vedendo, ho preferito prelevare 180 euro e portarli lì in contanti. Quindi ho preparato il borsone, ho preparato ovviamente il cambio, ho portato le lenzuola e così ero pronto per partire. La stazione di arrivo Genova Sestri Ponente. Tutte le lezioni si sono svolte sulla nave, quindi c'era la lezione da fare all'interno della nave, la lezione teorica, in cui venivano spiegati veramente tutti i componenti di una barca, soprattutto di una barca a vela. Tantissimi nomi, tutti da ricordare, perché ogni cosa ha un nome, proprio per facilitare la comprensione. In totale gli allievi eravamo in 12. Ho conosciuto davvero persone fantastiche, ho fatto già da subito amicizia ed è stato tutto davvero molto interessante. Questo è successo nella mattina. Nel pomeriggio invece abbiamo fatto la prova pratica, che consisteva nell'uscire appena fuori dal porto. Ovviamente ci sono delle procedure da seguire per l'uscita e per l'entrata dal porto. E poi abbiamo fatto le manovre. Le manovre più importanti sono quelle di virata e è il recupero dell'uomo in mare. Ovviamente non l'abbiamo fatto noi, l'istruttore ci guidava e ci faceva provare. Però magari in un video poi vi spiegherò tutto con calma, veramente. Quindi le cose prendetele un po' così per ora. Come potete vedere dalle immagini, non c'era neanche tanto vento, quindi non era particolarmente difficile. Poi siamo ritornati, altre due nozioni teoriche,
E poi è finita la lezione. In realtà non è finita alle 18 come era previsto, ma è finita un po' più tardi. Quindi siamo andati a cena e poi siamo ritornati per il pernottamento. Un'esperienza davvero bellissima. Poi la mattina ci siamo svegliati per usufruire del bagno, potevamo utilizzare quello del porto, c'era una tessera che ci permetteva di entrare ed uscire, lì c'erano delle docce. Insomma, è stato abbastanza comodo, più comodo di quello che mi aspettavo. Tutti i pranzi erano a sacco, infatti il giorno prima, come state vedendo, ho mangiato un panino veloce, mentre la sera, come detto, ho cenato in ristorante. A pranzo del giorno dopo abbiamo mangiato un toast al volo in uno dei bar lì vicino. Infatti, proprio quella zona, vicino al porto, è veramente ben servita. Ci sono vari bar, pasticcerie e via dicendo. Davvero, davvero molto comodo. Quindi, esperienza molto, ma molto, ma molto positiva. Ho imparato tantissime cose, molte le devo ancora imparare, come ad esempio il carteggio, a cui ci siamo dedicati il pomeriggio del secondo giorno. Anche quello è abbastanza complesso, adesso mi dovrò esercitare, dovrò comprare anche il kit e quindi dovrò appunto esercitarmi. Quindi questo è stato quello che è successo nel primo weekend dei due previsti per la patente nautica. Davvero ragazzi, molto interessante, lo consiglio veramente a tutti. Del resto si sa, le barche hanno un loro fascino. Ed è giusto secondo me saperle un po' governare se come me siete appassionati di mare e quant'altro. Va bene, detto questo, io ho veramente finito col video. Vi invito, se vi è piaciuto, a iscrivervi al canale, a mettere un mi piace, così io capisco se questi contenuti vi piacciono, e a seguirmi anche sulla pagina Facebook. Proprio infatti nella pagina Facebook siamo veramente molto attivi, pubblichiamo sempre tantissimi contenuti veramente interessanti e se hai voglia visita anche il mio profilo Instagram. Detto questo, veramente è finito e noi ci vediamo senz'altro ad un prossimo video. Ciao!